Buonasera, benvenuti, grazie di essere qui. Io sono veramente molto grato a Giulia Cogoli e a tutto lo staff bellissimo del Festival della Mente per questa opportunità. E questo per i seguenti motivi, che Alla ricerca del tempo perduto è il mio libro, il libro della mia vita. Tutti noi credo che abbiamo un libro in particolare, non tanto che ci piace più degli altri, ma nel quale abbiamo trovato e troviamo ripetutamente, in ripetute letture, sempre qualcosa che non solo che ci dà il piacere della lettura, ma proprio che ci racconta qualcosa di noi, che serve a conoscerci meglio. E per me questo libro è questo. E quindi poter condividere il piacere di questa bellezza, di questo splendore, con tante persone è una cosa che mi rende molto grato, molto felice questa sera. Io ho provato in vari modi, si dice nell'ambiente del teatro e del cinema che il grande romanzo di Proust sia difficile da ridurre a film oppure a spettacolo, e invece credo che non sia vero per quello che riguarda la mia esperienza. Ho avuto la fortuna di interpretare uno spettacolo tratto da una parte del primo dei 7 volumi che costituiscono la Recherche, e cioè Un amore di Swann. Ho avuto il piacere di leggere di nuovo Un amore di Swann in 20 puntate radiofoniche. Adesso questa sera siamo qui con il desiderio da parte mia, se volete la presunzione, ma diciamo il desiderio che questa lettura possa invogliare chi non ha mai letto questo libro a farlo, e magari a chi l'ha già letto il piacere di rileggere, risentire determinate pagine. Quali pagine ho scelto? Quando Giulia mi chiese appunto di scegliere un episodio tra gli infiniti di queste più che 2000 pagine che costituiscono La ricerca del tempo perduto, ho pensato a lungo, ho esaminato varie ipotesi, ci sono tanti episodi meravigliosi, ma poi ho pensato che la cosa migliore era partire dall'inizio, da queste prime 20 pagine che a suo tempo, quando André Gide, che fu uno dei primi lettori del primo volume uscito nel 1913, le lesse per dare o meno il consiglio all'editore se pubblicarlo o meno, André Gide disse: ma non si riesce a capire come un uomo possa impiegare 20-30 pagine a raccontare come si è rivolta nel letto prima di prendere sonno. Ora, in realtà, poi Gide si pentì e chiese scusa ripetutamente a Marcel Proust. In realtà questo inizio apre proprio il secolo, apre il Novecento, il secolo dell'inconscio, il secolo della memoria, il secolo di Sigmund Freud. Proust non conosceva Freud, ma in realtà ci presenta in questa apertura maestosa, come un preludio wagneriano, ci presenta proprio il sorgere dall'inconscio. Lui parte proprio dal sonno, dal momento in cui dorme, i dormiveglia, i sogni, il non sapere più dove ci si trova quando ci si sveglia. E quindi veramente c'è questo affiorare della memoria dal magma del sonno. Mi fermo di parlare perché le parole di Proust sono molto più interessanti delle mie. Allungo. Mi sono coricato di buon'ora. Qualche volta, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano così in fretta che non avevo il tempo di dire a me stesso: mi addormento. E mezz'ora più tardi il pensiero, che era tempo di cercar sonno, mi svegliava. Volevo posare il libro che credevo di avere ancora fra le mani e soffiare sul lume. Mentre dormivo, non avevo smesso di riflettere sulle cose che poco prima stavo leggendo, ma le mie riflessioni avevano preso una piega un po' particolare. Mi sembrava di essere io stesso quello di cui il libro si occupava: una chiesa, un quartetto, la rivalità di Francesco I e Carlo V. Questa convinzione sopravviveva per qualche secondo al mio risveglio. Non scombussolava la mia ragione, ma premeva come un guscio sopra i miei occhi, impedendogli di rendersi conto che la candela non era più accesa. Poi cominciava a diventarmi incomprensibile, come i pensieri di una esistenza anteriore dopo la metempsicosi. L'argomento del libro
si staccava da me e io ero libero di pensarci o non pensarci. Immediatamente recuperavo la vista e mi sbalordiva trovarmi circondato da una oscurità che era dolce e riposante per i miei occhi, ma più ancora forse per la mia mente, alla quale essa, l'oscurità, appariva come una cosa immotivata, inspiegabile, come qualcosa di veramente oscuro. Mi chiedevo che ora potesse essere. Sentivo il fischio dei treni che, più o meno da lontano, come il canto di un uccello in una foresta, dava risalto alle distanze, descrivendomi la distesa della campagna deserta, dove il viaggiatore si affretta verso la stazione più vicina e il sentiero che percorre è destinato ad essere impresso nel suo ricordo dall'eccitazione che gli viene da luoghi nuovi e gesti non abituali, dai discorsi e dagli addii scambiati poco fa sotto una lampada straniera e che ancora lo seguono nel silenzio della notte e dalla dolcezza che si approssima del ritorno. Appoggiavo con tenerezza le mie gote a quelle incantevoli del guanciale che sembrano così piene e fresche, le gote della nostra fanciullezza. Accendevo un fiammifero per guardare l'orologio. Quasi mezzanotte. È il momento in cui il malato, che è stato costretto a mettersi in viaggio e ha dovuto fermarsi a dormire in un albergo sconosciuto, svegliandosi per una crisi, vede con gioia scivolare sotto la porta una striscia di luce. Oh, che felicità! È già mattino. Fra un momento i domestici si alzeranno e lui potrà suonare. Verranno a portargli aiuto. La speranza del soccorso gli dà nuovo coraggio per soffrire. Ed ecco, gli sembra d'aver sentito dei passi. I passi si avvicinano e poi si allontanano. E la striscia di luce che era sotto la porta è scomparsa. È mezzanotte. Hanno spento il gas. L'ultimo domestico se n'è andato e bisognerà restare tutta la notte a soffrire senza rimedio. Mi riaddormentavo e a volte non mi svegliavo più che per brevi istanti, il tempo di sentire gli scricchiolii organici dei legni, d'aprire gli occhi per fissare il caleidoscopio del buio, di assaporare, grazie a un momentaneo barlume di coscienza, il sonno nel quale erano immersi i mobili, la stanza, quel tutto di cui io non ero che una piccola parte e alla cui insensibilità tornavo subito ad unirmi. Oppure, dormendo, avevo raggiunto senza sforzo un'età compiuta per sempre della mia vita primitiva. Ritrovato l'uno o l'altro dei miei terrori infantili, per esempio quello che il mio prozio mi tirasse per i boccoli, terrore svanito il giorno in cui me li avevano tagliati. Il ricordo di questo avvenimento m'era sfuggito durante il sonno, lo ritrovavo non appena riuscivo a svegliarmi per scappare dalle mani del mio prozio, ma per precauzione mi circondavo completamente la testa con il guanciale prima di sprofondare di nuovo nel mondo dei sogni. Certe volte, come Eva da una costola d'Adamo, una donna nasceva nel mio sonno da una falsa positura della mia coscia. Formata dal piacere che ero sul punto di gustare, mi immaginavo che fosse lei ad offrirmelo. Il mio corpo, sentendo nel suo il mio proprio calore, voleva ricongiungersi ad esso. Mi svegliavo. Gli altri esseri umani mi apparivano molto lontani se li confrontavo con questa donna lasciata da pochi attimi appena. Ah, la mia guancia era ancora calda del suo bacio, il mio corpo indolenzito del peso del suo corpo. E se, come a volte succedeva, il suo volto era quello di una donna che avevo conosciuta nella vita, ah, ero certo che mi sarei consacrato ad un unico scopo, ritrovarla, come chi intraprende un viaggio per vedere con i suoi occhi una città di cui ha desiderio e si immagina di poter godere in una cosa reale il fascino di una cosa sognata. Ma a poco,
il suo ricordo svaniva. Avevo dimenticato la fanciulla del mio sogno. Ah, un uomo che dorme tiene in cerchio intorno a sé il filo delle ore, l'ordine degli anni e dei mondi, e svegliandosi li consulta distinto e vi legge in un attimo il punto che occupa sulla terra, il tempo che è trascorso fino al suo risveglio, ma i loro ranghi possono spezzarsi, confondersi. Mettiamo che il sonno lo abbia colto verso il mattino, dopo un'insonnia, mentre stava leggendo, in una positura troppo diversa da quella in cui dorme abitualmente. Basterà il suo braccio sollevato per fermare e far indietreggiare il sole. E nel primo istante del risveglio egli non saprà più che ora sia. Sarà convinto di essersi appena coricato. Oppure mettiamo che si sia assopito in una posizione ancora più irregolare e divergente, per esempio seduto dopo pranzo in una poltrona. E allora il disorientamento sarà completo in quei mondi usciti dalla propria orbita, e la poltrona magica lo farà viaggiare a tutta velocità nel tempo e nello spazio, e al momento d'aprire gli occhi egli crederà di trovarsi a letto alcuni mesi prima e in un altro paese. Ma era sufficiente che nel mio stesso letto il mio sonno fosse profondo e tale da distendere completamente il mio spirito, ed ecco che questo abbandonava la mappa del luogo dove mi ero addormentato, e svegliandomi nel pieno della notte io non sapevo più dove mi trovassi, e in un primissimo momento nemmeno chi fossi. Avevo nella sua semplicità primaria soltanto il sentimento dell'esistenza, così come può fremere nella profondità di un animale. Ero più privo di tutto dell'uomo delle caverne. Ma a quel punto il ricordo, non ancora del luogo dove mi trovavo, ma di alcuni dei luoghi dove avevo abitato e avrei potuto essere, il ricordo veniva a me come un soccorso dall'alto per strapparmi dal nulla, al quale da solo non sarei riuscito a sfuggire. E in un secondo scavalcavo secoli di civiltà e le immagini, confusamente intraviste di qualche lampada a petrolio o poi di alcune camicie col collo piegato, ricomponevano a poco i tratti originali del mio io. Forse l'immobilità delle cose che ci circondano è imposta loro dalla nostra certezza che si tratta proprio di quelle cose e non di altre, dall'immobilità del nostro pensiero nei loro confronti. Quello che è certo è che quando, svegliandomi in quel modo, il mio spirito s'agitava per cercare, senza riuscirci, di sapere dove fossi, tutto, oggetti, paesi, anni, tutto vorticava intorno a me nel buio. Il mio corpo, troppo intorpidito per muoversi, cercava di individuare, in base alla forma della sua stanchezza, la posizione delle sue membra per dedurne l'andamento della parete, la disposizione dei mobili, per ricostruire e dare un nome alla casa in cui si trovava. La sua memoria, la memoria delle sue costole, dei suoi ginocchi, delle sue spalle, gli presentava una dopo l'altra parecchie delle camere in cui aveva dormito, mentre tutto intorno le pareti invisibili, mutando posizione secondo la forma della stanza immaginata, turbinavano nelle tenebre. E prima ancora che il mio pensiero, esitante sulla soglia dei tempi e delle forme, identificasse la casa, mettendo una accanto all'altra le circostanze, lui, il mio corpo, ricordava per ciascuna di esse il tipo di letto, la collocazione delle porte, l'esposizione delle finestre, l'esistenza di un corridoio e in più le cose che avevo pensate addormentandomi e ritrovate al risveglio. Il mio fianco anchilosato, cercando di indovinare il proprio orientamento, immaginava per esempio d'essere disteso verso il muro in un grande letto a baldacchino e subito mi dicevo: «Guarda,
Ho finito per addormentarmi anche se la mamma non è venuta a dirmi buonanotte. Ero in campagna, a casa del nonno, morto parecchi anni fa, e il mio corpo, il fianco sul quale ero appoggiato, custodi fedeli di un passato che il mio spirito non avrebbe mai dovuto dimenticare, mi ricordavano la fiamma della veilleuse di vetro di Boemia, a forma d'urna, sospesa al soffitto con delle catenelle, e il camino in marmo di Siena della mia camera da letto di Combré, nella casa dei nonni, durante giorni lontani che in quel momento mi figuravo attuali senza rappresentarmeli esattamente e che avrei rivisto meglio quando, pochi istanti dopo, fossi stato sveglio del tutto. Poi rinasceva il ricordo d'un nuovo stato. Il muro correva in un'altra direzione. Ero nella mia stanza a casa di Madame de Saint-Lô, in campagna. Oddio mio. Sono almeno le 10, devono aver già finito di pranzare. Avrò prolungato oltre misura la siesta che faccio ogni pomeriggio, tornando dalla passeggiata con Madame de Saint-Lô prima di indossare l'abito da sera. Infatti, sono passati molti anni dai tempi di Combré, quando anche nei ritorni più tardivi erano i riflessi rossi del tramonto ad apparirmi sui vetri della finestra. È un altro genere di vita quello che si conduce a Thansonville, in casa di Madame de Saint-Lô. Un altro genere di piacere quello che provo a non uscire che di notte, a percorrere al chiaro di luna le strade dove in altri tempi giocavo al sole. E la camera nella quale mi sarò addormentato invece di vestirmi per il pranzo, la vedo ora da lontano, quando torniamo a casa, attraversata dalla luce della lampada. Unico faro nella notte. Queste evocazioni turbinanti e confuse non duravano mai che qualche secondo. Spesso la mia breve incertezza circa il luogo in cui mi trovavo non staccava l'una dall'altra le diverse supposizioni di cui essa era fatta, meglio di quanto, vedendo correre un cavallo, noi non riusciamo ad isolare le posizioni successive mostrateci dal cinetoscopio. Ma avendo rivisto un po' l'una, un po' l'altra delle camere dove avevo abitato nella mia vita, finivo per ricordarmele tutte durante le lunghe fantasticherie che seguivano il risveglio. Camere d'inverno, dove quando si è coricati si ficca la testa in un nido messo insieme con le cose più disparate. Un angolo del guanciale, l'estremità delle coperte, il capo di uno scialle, il bordo del letto e un numero dei débarrosse, cementati infine tra loro con la tecnica degli uccelli, cioè posandovisi sopra un numero infinito di volte. Camere dove, quando il tempo è glaciale, il piacere che si assapora è quello di sentirsi separati dall'esterno, come la rondine di mare che ha fatto il nido in fondo a un sotterraneo, nel calore della terra. E poiché il fuoco è rimasto acceso tutta la notte nel camino, si dorme come dentro un grande mantello di aria calda e fumosa, attraversata dai bagliori dei tizzoni che si riaccendono, sorta di impalpabile alcova di calda caverna scavata all'interno della camera stessa, zona ardente e mobile nei suoi contorni termici, ventilata da soffi che ci rinfrescano il volto e vengono dagli angoli, dalle parti della stanza che, vicine alla finestra o lontane dal fuoco, si sono raffreddate. Camere d'estate, dove è bello essere uniti alla notte tiepida, dove il chiaro di luna che si posa sulle imposte socchiuse getta fino ai piedi del letto la sua scala incantata, dove si dorme quasi all'aria aperta, come la cincia cullata dalla brezza sulla cima di un raggio. A volte la camera Luigi XIV, così allegra che nemmeno la prima sera mi ci ero sentito troppo infelice, e dove le colonnine che sostenevano con leggerezza il soffitto s'allargavano con tanta grazia per mostrare e difendere lo spazio del letto. Altre volte invece quella piccola,
e col soffitto così alto, scavata in forma di piramide nello spessore di due piani e rivestita in parte di mogano, dove fin dal primo istante ero stato moralmente intossicato dall'odore sconosciuto della ventiveria, certissimo dell'ostilità delle cortine viole e dell'indifferenza insolente della pendola che schiamazzava a tutto spiano come se io non ci fossi stato, dove una strana e impietosa specchiera quadrangolare, sbarrando obliquamente uno degli angoli della stanza, si scavava a vivo nella dolce pienezza del mio assuefatto campo visivo un posto non previsto, dove il mio pensiero, sforzandosi per ore di slogarsi, di stirarsi in altezza per prendere esattamente la forma della camera e riempire così fino in cima il suo imbuto gigantesco, aveva sofferto molte dure nottate mentre giacevo nel letto con gli occhi alzati, l'orecchio ansioso, la narice aggricciata, il cuore in subbuglio, aspettando il momento in cui l'abitudine avrebbe mutato il colore delle tende, azzittito la pendola, insegnato la pietà allo specchio obliquo e crudele, dissimulato, se non proprio dissolto, l'odore della vetiveria e alquanto alleggerito lo spessore apparente del soffitto. Ah, l'abitudine, arredatrice esperta, ma terribilmente lenta, che comincia con il lasciar soffrire il nostro spirito per settimane e settimane in una sistemazione provvisoria, ma che questo, nonostante tutto, è ben felice di trovare, giacché senza l'aiuto dell'abitudine, con i suoi soli mezzi, il nostro spirito sarebbe del tutto incapace di renderci abitabile una casa. Certo, adesso ero ben sveglio. Sì, il mio corpo aveva compiuto un'ultima giravolta e il buon angelo della certezza aveva fermato ogni cosa intorno a me. Mi aveva sistemato sotto le mie coperte, nella mia camera, e aveva messo più o meno al loro posto nell'oscurità il mio cassettone, il mio scrittoio, il mio caminetto, la finestra verso strada e le due porte. Ma non bastava che io sapessi di non trovarmi affatto nelle case di cui l'ignoranza del risveglio m'aveva in un istante, se non presentato l'immagine precisa, almeno fatto credere possibile la presenza. Ormai la mia memoria s'era messa in moto. Generalmente non cercavo di riaddormentarmi subito e passavo la maggior parte della notte a ricordare la nostra vita d'un tempo a Combré, in casa della prozia, oppure a Balbec, a Parigi, a Doncières, a Venezia, in altri luoghi ancora, a ricordare i posti, le persone che vi avevo conosciute, quel che di loro avevo visto, quello che me ne avevano raccontato. A Combré, ogni giorno, a cominciare dalla fine del pomeriggio, molto prima del momento in cui avrei dovuto essere messo a letto, e restarmene lì senza dormire, lontano dalla mamma e dalla nonna, la mia camera da letto ridiventava il punto fisso e dolente delle mie preoccupazioni. Avevano sì escogitato per distrarmi le sere in cui trovavano che avessi un'aria troppo infelice di darmi una lanterna magica con la quale, aspettando l'ora di pranzo, veniva attrezzata la mia lampada. E che, nello stile dei primi architetti e maestri vetrai dell'età gotica, sostituiva all'opacità delle pareti iridescenze impalpabili, soprannaturali apparizioni multicolori dove alcune leggende erano dipinte come su una vetrata vacillante e momentanea. Ma la mia tristezza non era che accresciuta, giacché bastava la diversa illuminazione a distruggere l'abitudine che avevo della mia camera e grazie alla quale,
escluso il supplizio dell'andare a dormire, essa mi era diventata appena sopportabile. Adesso io non la riconoscevo più e ci stavo con inquietudine, come in una camera d'albergo nella quale fossi arrivato per la prima volta scendendo dal treno. Certo, trovavo affascinanti quelle brillanti proiezioni che sembravano emanare da un passato merovingio e che facevano girare, vorticare intorno a me così antichi riflessi di storia. E tuttavia, non so dire quale disagio provocasse in me una simile intrusione del mistero e della bellezza in una camera che avevo alla fine così riempito del mio io da rendere l'una e l'altro oggetto di un'uguale attenzione. Venuto meno l'effetto anestetizzante dell'abitudine, mi mettevo a pensare, a sentire cose talmente tristi. Quella maniglia della porta della mia camera, che differiva per me dalle maniglie di tutte le altre porte del mondo per il fatto che sembrava girare da sola, senza che io dovessi toccarla, tanto la manovra me ne era divenuta inconsapevole, ecco che a un tratto fungeva da corpo astrale delle proiezioni di Golo. E appena suonavano per il pranzo, raggiungevo di corsa la sala dove la grossa lampada appesa, ignara di Golo e di Barba Blu, ma che sapeva tutto dei miei parenti e del manzo in casseruola, spandeva la sua luce d'ogni sera e finalmente mi rifugiavo tra le braccia della mamma, che le sventure di Genoveffa di Brabante mi rendevano più cara, così come i misfatti di Golo mi spingevano ad esaminare con maggiori scrupoli la mia propria coscienza. Dopo pranzo, ahimè, ero ben presto costretto a lasciare la mamma, che restava a conversare con gli altri, in giardino se il tempo era bello, o nel salottino dove tutti si ritiravano quando era brutto. Tutti, tranne la nonna, la quale trovava che era un peccato restarsene al chiuso in campagna e aveva continue discussioni con mio padre i giorni in cui pioveva troppo, perché mi mandava a leggere in camera invece di permettere che stessi fuori. Non è così che lo farete diventare energico e robusto, diceva tristemente la nonna. E proprio questo bambino poi che avrebbe tanto bisogno di farsi un po' di forza di volontà. Mio padre alzava le spalle e scrutava il barometro perché amava la meteorologia, mentre mia madre, cercando di non fare rumore per non disturbarlo, lo guardava con un rispetto intenerito, ma non troppo fissamente per non cercar di penetrare il mistero delle sue superiorità. Ma la nonna, qualsiasi tempo facesse, anche quando la pioggia imperversava e Françoise aveva ritirato a precipizio le preziose poltrone di vimini perché non si inzuppassero, la nonna la si vedeva, lei, là nel giardino deserto e sferzato dall'acquazione, scostare le sue ciocche disordinate e grigie perché la fronte potesse accogliere più liberamente la salubrità del vento e della pioggia. «Ah, finalmente si respira», diceva. E percorreva i fradici viali troppo simmetricamente allineati per i suoi gusti dal nuovo giardiniere, sprovvisto del sentimento della natura e al quale mio padre aveva chiesto sin dal mattino se il tempo si sarebbe aggiustato. La nonna là, con il suo breve passo entusiasta e scattante, regolato sui differenti moti che eccitavano nel suo animo l'ebbrezza del temporale, la potenza dell'igiene, la stupidità della mia educazione e la simmetria del giardino, piuttosto che sul desiderio a lei sconosciuto di evitare alla sua gonna color prugna le macchie di fango sotto le quali finiva con lo scomparire fino a un'altezza che non mancava mai di rappresentare per la sua cameriera un dispiacere e un problema. E se questi giri in giardino della nonna avvertivano dopo pranzo, una cosa aveva il potere di farla rientrare. Ed era in uno di quei momenti nei quali la rivoluzione della sua passeggiata la riportava periodicamente come un insetto di fronte alle luci del salottino dove i liquori venivano serviti sul tavolo da gioco, era quando la mia prozia le gridava: «Matilde, vieni a dire a tuo marito che lasci stare il cognac». In effetti,
Per stuzzicarla, la prozia induceva mio nonno, al quale i liquori erano proibiti, a berne qualche goccia. La nonna poverina correva dentro, pregava con ardore suo marito di non toccare il cognac. Lui si seccava, beveva lo stesso il suo sorso e la nonna se ne andava, triste, scoraggiata e tuttavia sorridente, perché era così umile di cuore e così dolce che la sua tenerezza per gli altri e il poco conto che faceva della propria persona e delle proprie sofferenze si conciliavano nel suo sguardo in un sorriso nel quale, al contrario di quel che si vede sul volto di tanti esseri umani, non c'era ironia che per lei stessa. E per tutti noi, invece, qualcosa come un bacio dei suoi occhi che non potevano scorgere le persone a cui voleva bene senza accarezzarle appassionatamente con lo sguardo. Quel supplizio che le infliggeva la prozia, lo spettacolo delle vane preghiere della nonna e della debolezza sconfitta in partenza con cui cercava inutilmente di strappare al nonno il bicchierino del liquore, era una di quelle cose alle quali in seguito nella vita ci abituiamo, fino a considerarle ridendo e a prendere le parti del persecutore in modo sufficientemente allegro e risoluto da renderci persuasi che non si tratta nemmeno di persecuzione. Ma allora, da ragazzo, esse mi ispiravano un tale orrore che avrei voluto picchiare la prozia. E appena sentivo «Batilde, vieni a dire a tuo marito che lasci stare il cognac», già uomo per viltà, io facevo ciò che tutti, una volta diventati grandi, facciamo quando sofferenze e ingiustizie sono lì davanti a noi. Mi rifiutavo di vederle. Salivo a singhiozzare in alto, accanto al locale dove studiavo, sotto il tetto, in una stanzetta che odorava di giaggiolo e alla quale donava il suo profumo anche un ribes selvatico cresciuto all'esterno tra le pietre del muro e che insinuava un ramo fiorito attraverso la finestra socchiusa. Destinata ad un uso più specifico e più volgare, quella stanza, dalla quale la vista spaziava di giorno fino al torrione di Roussainville-les-Pins, mi servì a lungo per rifugio. Senza dubbio, perché era l'unica che mi fosse consentito di chiudere a chiave. Rifugio per tutte quelle tra le mie occupazioni che esigevano un'inviolabile solitudine. La lettura, le fantasticherie, le lacrime e il piacere. Ahimè, ignoravo che assai più tristemente dei piccoli attentati del marito alla propria dieta erano la mia mancanza di volontà, la mia salute delicata, l'incertezza che l'una e l'altra proiettavano sul mio futuro ad angustiare ed angosciare la nonna nel corso di quelle incessanti deambulazioni del pomeriggio e della sera, quando si vedeva passare e ripassare obliquamente alzato verso il cielo, il suo bel volto, dalle gote scure e segnate, fattesi col volgere degli anni, d'un colore quasi malva, come i campi arati in autunno, attraversate quando usciva da una veletta sollevata a metà e sulle quali, condotto là dal freddo o da qualche triste pensiero, era sempre sul punto d'asciugarsi un pianto involontario. La mia unica consolazione quando salivo a coricarmi era che la mamma sarebbe venuta a darmi un bacio una volta che io fossi a letto. Ma quella buona notte durava così poco, lei ridiscendeva così presto, che il momento in cui la sentivo salire e poi nel corridoio a doppia porta trascorreva il lieve fruscio della sua veste da giardino, dalla quale pendevano dei cordoncini di paglia intrecciata, diventava per me un momento doloroso. Esso era il preannuncio di quello che sarebbe seguito e nel quale lei mi avrebbe lasciato, sarebbe ridiscesa. E così, quella buona notte che amavo tanto, mi spingevo sino ad augurarmi che arrivasse il più tardi possibile, perché si prolungasse il tempo di tregua durante il quale la mamma non era ancora venuta. A volte, quando dopo avermi baciato apriva la porta per uscire, io desideravo richiamarla, dirle «dammi un altro bacio». Ma sapevo che subito avrebbe avuto la sua espressione di disappunto, perché la concessione che faceva alla mia tristezza, salendo a darmi quel bacio, a portarmi quel bacio di pace,
irritava mio padre, che giudicava simili riti delle assurdità. E lei avrebbe voluto tentare di farmene perdere il bisogno e l'abitudine, altro che lasciarmi prendere quella di chiederle, quando già stava per oltrepassare la soglia, un nuovo bacio. Ora, vederla indispettita distruggeva tutta la calma di cui mi aveva riempito un istante prima, chinando sul mio letto il suo viso amoroso, protendendolo verso di me come un'ostia per una comunione di pace dalla quale le mie labbra avrebbero attinto la sua presenza reale e il potere di addormentarmi. Ma quelle sere durante le quali la mamma, tutto sommato, restava così poco nella mia camera, erano ancora dolci in confronto a quelle in cui c'era gente a pranzo, e lei, per questa ragione, non saliva proprio a darmi la buonanotte. La gente, di solito, non era altri che il signor Swan, il quale, tolti alcuni estranei di passaggio, era più o meno l'unica persona che venisse a casa nostra a Combré, a volte per un pranzo tra vicini, a volte dopo pranzo, senza preavviso. Le sere in cui, seduti davanti a casa sotto il grande castagno, intorno al tavolino di ferro, sentivamo dal fondo del giardino non il sonaglio abbondante e chiassoso che sommergeva, che stordiva al passaggio con il suo rumore gelido, implacabile e metallico tutte le persone di casa che lo scatenavano entrando senza suonare, ma sentivamo il doppio tintinnio timido, ovale e dorato del campanello per gli estranei. Tutti si affrettavano a chiedersi: una visita? Che può mai essere? Ma si sapeva benissimo che non poteva essere che il signor Swan. La prozia, parlando ad alta voce per essere d'esempio, in un tono che si sforzava di rendere naturale, diceva di non bisbigliare in quel modo, che niente è meno cortese nei confronti di una persona in arrivo e alla quale così si fa credere che stiamo parlando di qualcosa che essa non deve ascoltare. E si mandava in avanscoperta la nonna, sempre felice di avere un pretesto per fare un altro giro del giardino, e che ne approfittava per strappare furtivamente, passando qualche sostegno dei rosai, per restituire alle rose un po' di naturalezza, come una madre che, per renderli più ariosi, passa una mano tra i capelli di suo figlio, che il parrucchiere ha troppo appiattiti. Restavamo tutti sospesi alle notizie che la nonna ci avrebbe portate del nemico, come se si potesse esitare fra un gran numero di possibili assalitori. E subito dopo il nonno diceva: «Riconosco la voce di Swan». In effetti lo si riconosceva soltanto dalla voce, perché il suo viso dal naso aquilino, dagli occhi verdi sotto l'alta fronte circondata di capelli biondi, quasi rossi, era molto difficile distinguerlo, dal momento che tenevamo il meno possibile di luce in giardino per non attirare le zanzare. E io, senza averne l'aria, andavo a dire che portassero gli sciroppi. La nonna, infatti, attribuiva grande importanza, perché lo trovava più cortese, al fatto che questi non sembrassero qualcosa di eccezionale, qualcosa di riservato alle visite. Il signor Swan, pur essendo assai più giovane di lui, era molto legato a mio nonno, che era stato uno dei migliori amici di suo padre. Uomo eccellente, ma singolare, nel quale sembra bastava a volte un niente per interrompere gli slanci del cuore e mutare il corso dei pensieri. Parecchie volte sentivo il nonno raccontare a tavola degli aneddoti, sempre gli stessi, sul comportamento tenuto dal signor Swan padre alla morte di sua moglie, che egli aveva vegliato giorno e notte. Il nonno, che non lo vedeva da molto tempo, era accorso da lui nella proprietà che gli Swan possedevano nei dintorni di Combré, ed era riuscito, per evitare che assistesse alla chiusura della bara, a fargli abbandonare per un istante, in lacrime, la camera mortuaria. Avevano fatto due passi nel parco, dove c'era un po' di sole. Tutto a un tratto, il signor Swan, stringendo il braccio di mio nonno, aveva esclamato: «Ah, mio vecchio amico, che felicità passeggiare insieme con questo bel tempo! Non li trovate una delizia, tutti questi alberi, questi biancospini e il mio stagno, per il quale non mi avete ancora fatto i complimenti? Sapete, mi sembrate un tantino sbattuto.
Lo sentite questo venticello? Ah, si ha un bel dire, ma nella vita c'è comunque del buono, mio caro Amedè. Bruscamente il ricordo della moglie morta lo riassalì. E trovando senza dubbio troppo complicato indagare come in un simile momento avesse potuto cedere a un moto di gioia, egli si accontentò con un gesto che gli era familiare ogni volta che una questione difficile si presentava alla sua mente, di passarsi la mano sulla fronte e di asciugarsi gli occhi e le lenti del pensionnè. E tuttavia non seppe mai consolarsi della morte della moglie, ma durante i 2 anni che le sopravvisse, confidava spesso a mio nonno: è strano, Amedè, io penso molto spesso alla mia povera moglie, ma non riesco a pensarci più di un tanto alla volta. Spesso, ma poco alla volta, come il povero suo padre era diventata una delle frasi favorite di mio nonno, che la pronunciava nelle occasioni più disparate. Avrei pensato che questo suo padre fosse un mostro, se il nonno, che io consideravo il migliore dei giudici, non avesse protestato: ma cosa dici? Aveva un cuore d'oro. Benché per parecchi anni, soprattutto prima del suo matrimonio, il signor Swan figlio venisse spesso a far loro visita a Combré, la mia prozia e i miei nonni non sospettarono mai che egli non viveva più nella società frequentata un tempo dalla sua famiglia e che sotto la sorta di incognito assicuratagli in casa nostra dal nome di Swan, essi offrivano la loro ospitalità con l'assoluta innocenza di onesti locandieri che danno alloggio senza saperlo a un famoso brigante, a uno dei più eleganti membri del Jockey Club, amico prediletto del conte di Parigi e del principe di Galles, uno degli uomini più vezzeggiati nell'alta società del Faubourg Saint-Germain. L'ignoranza nella quale ci trovavamo circa la brillante vita mondana condotta da Swan dipendeva evidentemente in parte dalla riservatezza e dalla discrezione del suo carattere, ma anche dal fatto che i borghesi di allora avevano della società un'idea un po' induista, nel senso che la consideravano composta di caste chiuse, dove ciascuno si trovava collocato sin dalla nascita nello stesso rango occupato dai suoi genitori e al quale nulla, tranne gli imprevisti di una carriera straordinaria o di un matrimonio insperato, avrebbe potuto sottrarlo per farlo penetrare in una casta superiore. Il signor Swan padre era agente di cambio. Bene, Swan figlio si trovava dunque a far parte per tutta la vita di una casta all'interno della quale le fortune, come in una categoria di contribuenti, variavano da un minimo a un massimo di reddito. Si sapeva quali erano state le frequentazioni di suo padre, dunque si sapeva quali erano le sue, con le quali persone era in grado di avere rapporti. Se ne conosceva di diverse, o erano relazioni da scapolo, sulle quali dei vecchi amici di famiglia, come erano i miei parenti, chiudevano gli occhi con maggiore indulgenza in considerazione del fatto che da quando era rimasto orfano egli aveva continuato molto fedelmente a farci visita. Ma c'era da scommettere a colpo sicuro che le persone a noi sconosciute che egli frequentava erano di quelle che lui non avrebbe osato salutare se, trovandosi in nostra compagnia, gli fosse capitato di incontrarle. Volendo a tutti i costi applicare a Swan un coefficiente sociale che lo distinguesse fra tutti i figli di agenti di cambio economicamente equivalenti ai suoi genitori, tale coefficiente sarebbe stato per lui leggermente inferiore, dal momento che, molto semplice di modi e da sempre affetto da una cotta per gli oggetti antichi e la pittura, egli abitava allora in una vecchia palazzina dove stipava le sue collezioni e che mia nonna sognava di visitare, ma che si affacciava sul Quai d'Orléans, quartiere dove la mia prozia trovava indecente avere casa. E quanto ai dipinti, ve ne intendete davvero poi? No, ve lo chiedo nel vostro interesse. Dovete farvi rifilare delle tali croste dai mercanti, gli diceva la prozia. In effetti, non gli attribuiva la minima competenza.
E non aveva certo una grande opinione, nemmeno dal punto di vista intellettuale, di un uomo che in conversazione evitava gli argomenti seri e sfoggiava una precisione assai prosaica, non soltanto quando ci forniva, entrando nei dettagli più minuti, delle ricette di cucina, ma persino quando le sorelle della nonna parlavano di argomenti artistici. Certo, erano racconti che facevano ridere la mia prozia, ma senza che lei si rendesse ben conto se era per la parte ridicola che Swann immancabilmente vi si attribuiva o per lo spirito con cui sapeva raccontarli. Ah, si può dire che siete proprio un bel tipo, signor Swann. E poiché la prozia era la sola persona un po' volgare della nostra famiglia, non mancava mai di far notare gli estranei, quando si parlava di Swann, che, se avesse voluto, avrebbe potuto abitare in Boulevard Haussmann o in Avenue de l'Opéra, che il signor Swann, suo padre, doveva avergli lasciato 4 o 5 milioni e che, insomma, si trattava di una sua fantasia, quella di abitare in Quai d'Orléans. Fantasia che lei, del resto, stimava dover essere per gli altri così divertente che a Parigi, quando Swann veniva il giorno di Capodanno a portargli il suo sacchetto di marron glacé, non tralasciava mai, se c'era gente, di dirgli: «Ebbene, signor Swann, abitate sempre vicino al deposito dei vini per essere sicuro di non perdere il treno quando dovete andare a Lione?» E sbirciava di traverso, al di sopra dell'occhialetto, gli altri visitatori. Ma se qualcuno avesse detto alla mia prozia che quello Swann, che in quanto Swann figlio era perfettamente qualificato per essere ricevuto da tutta la piccola borghesia, dai notai o procuratori più in vista di Parigi, privilegio che egli sembrava alquanto trascurare, se le avessero detto che quello Swann aveva, come di nascosto, una vita affatto diversa, e che quando usciva da casa nostra a Parigi dicendoci che andava a dormire, invertiva la direzione appena voltato l'angolo e si recava in un tale salotto che mai occhio di agente o di socio d'agente poté contemplare, ecco, questo le sarebbe parso tanto straordinario quanto a una dama più letterata il pensiero di essere in rapporti personali con Aristeo, con Nettuno o con Teti. Una volta che Swann era venuto a trovarci a Parigi dopo pranzo, scusandosi di essere in abito da sera, e Françoise, dopo che lui che se n'era andato, aveva detto di aver sentito dal cocchiere che aveva pranzato da una principessa. «Sì, una principessa del demi-monde!» aveva risposto la zia, alzando le spalle, senza sollevare gli occhi dal suo lavoro a maglia, con serena ironia. C'era persino nel suo modo di trattarlo una familiarità un po' sprezzante. Poiché era convinta che egli dovesse sentirsi lusingato dai nostri inviti, le pareva del tutto naturale che non venisse mai a trovarci d'estate senza avere in mano un cestino di pesche o di lamponi del suo giardino, e che da ciascuno dei suoi viaggi in Italia mi avesse portato delle fotografie di capolavori. Non ci si faceva il minimo scrupolo di mandargli a chiedere, in caso di bisogno, una ricetta di una salsa o di insalata all'ananas per qualche pranzo importante al quale non lo si invitava, non riconoscendogli un prestigio sufficiente per poterlo ammannire ad estranei che venivano per la prima volta. Se la conversazione cadeva sui principi della casa di Francia, ah, gente che né voi né io conosceremo mai e ne facciamo benissimo a meno, non è vero? Diceva la mia prozia Swann, che magari aveva in tasca una lettera dei reali inglesi. Gli faceva spostare il pianoforte, voltare le pagine dello Spartito le sere in cui la sorella della nonna cantava, usando nel maneggiare quella creatura altrove così ricercata la rozzezza ingenua di un bambino che gioca con un ninnolo da collezione senza precauzioni maggiori che con un oggetto da pochi soldi. Non c'è dubbio che lo Swann conosciuto negli stessi anni da tanti frequentatori dei giochi era assai diverso da quello al quale dava vita la mia prozia quando di sera, nel piccolo giardino di Combray, dopo che erano risuonati i due esitanti rintocchi del campanello, iniettava e irrobustiva con tutto ciò che sapeva della famiglia Swann l'oscuro e incerto personaggio
che si disegnava, seguito dalla nonna là, in fondo al viale, su uno sfondo di tenebre, e veniva riconosciuto solo dalla voce. Ma anche a livello delle cose più insignificanti della vita, noi non siamo un tutto materialmente costituito, identico per tutti e di cui ciascuno non deve far altro che prendere conoscenza come d'un capitolato d'appalto o di un testamento. No, la nostra personalità sociale è una creazione del pensiero degli altri. Persino l'atto così elementare che chiamiamo vedere una persona conosciuta è in parte un atto intellettuale. Noi riempiamo l'apparenza fisica dell'individuo che vediamo con tutte le nozioni che possediamo sul suo conto e nell'immagine totale che di lui ci rappresentiamo, queste nozioni hanno senza dubbio la parte più considerevole. Esse finiscono per gonfiare con tanta perfezione le sue guance, per seguire con tale esatta aderenza la linea del suo naso. Esse si incaricano così efficacemente di sfumare la sonorità della sua voce, come se si trattasse soltanto di un involucro trasparente che ogni volta che vediamo quel viso e sentiamo quella voce, sono loro, le nostre nozioni a presentarsi al nostro guardo, a offrirsi al nostro ascolto. Certo, nello Swan costruito dai miei parenti, essi avevano omesso per ignoranza di fare entrare una quantità di dettagli della sua vita mondana che erano poi quelli in virtù dei quali altre persone, trovandosi di fronte a lui, vedevano ogni sorta di eleganza regnare sul suo volto e arrestarsi al suo naso aquilino come a un naturale confine. Ma è anche vero che in quel volto sconsacrato del suo prestigio, vacante e spazioso, in fondo a quegli occhi deprezzati, i miei erano riusciti a stipare il vago e dolce residuo, metà memoria, metà oblio, delle pigre ore passate insieme dopo i nostri pranzi settimanali, intorno al tavolo da gioco o in giardino, durante la nostra vita di buon vicinato campagnolo. L'involucro corporeo del nostro amico ne era stato così ben imbottito che quello Swan era diventato un essere completo e vivente e io ho l'impressione di abbandonare qualcuno per andare verso un'altra persona quando dallo Swan che ho conosciuto più tardi con esattezza passo nella mia memoria a quel primo Swan nel quale ritrovo gli incantevoli errori della mia giovinezza e che d'altronde assomiglia meno all'altro, al secondo, che non alle persone da me conosciute nello stesso periodo, come se succedesse nella nostra vita quello che succede in un museo, dove tutti i ritratti di una stessa epoca hanno come un'aria di famiglia, una tonalità comune. A quel primo Swan, riempito del buon ozio, profumato dell'odore del grande castagno, dei cestini di lamponi ed un sentore di dragoncello. Tuttavia, un giorno che la nonna era andata a chiedere un favore a una signora che aveva conosciuta al Sacré-Cœur, la marchesa di Villeparisis, della celebre famiglia di Bouillon, questa le aveva detto: «Credo che voi conosciate bene il signor Swan, che è molto amico dei miei nipoti duchi dell'Homme». La nonna era tornata da quella visita piena di entusiasmo per la casa che guardava su dei giardini e dove Madame de Villeparisis le consigliava di prendere in affitto un appartamento, e anche per un sarto di panciotti e sua figlia che avevano bottega nel cortile e dai quali era entrata per chiedere di dare un punto alla sua gonna strappatasi lungo la scala. Ah, la nonna li aveva trovati perfetti, affermava che la ragazza era una perla e che il sarto era il più distinto e il migliore degli uomini. Per lei, infatti, la distinzione era qualcosa di assolutamente indipendente dal rango sociale. Si estasiava, ripensando ad una risposta datale dal sarto e diceva a mia madre, Sévigné non avrebbe trovato di meglio. E viceversa, di un nipote principe di Madame de Villeparisis incontrato in casa di quest'ultima, ah figlia mia com'è ordinario. Ebbene, quel discorso ebbe nell'immaginazione della mia prozia non già l'effetto di innalzare Swan,
ma quello di abbassare Madame de Villeparisis. Era come se la considerazione che noi sulla parola della nonna accordavamo a Madame de Villeparisis le imponesse il dovere di non fare nulla che la rendesse meno degna di esserne l'oggetto, dovere al quale lei era venuta meno accorgendosi dell'esistenza di Swann e permettendo a dei suoi parenti di frequentarlo. Ma come? Conosce Swann? E sarebbe, come tu sostieni, una parente del maresciallo di MacMahon? Questa opinione dei miei parenti sulle relazioni di Swann parve ai loro occhi ricevere conferma dal suo matrimonio con una donna della peggiore società, quasi una cocotte, che lui d'altronde non cercò mai di presentarci, continuando a venire a casa nostra da solo, anche se sempre più di rado, ma dalla quale essi credettero di poter giudicare, supponendo che fosse lì che l'aveva presa, l'ambiente a loro sconosciuto che egli frequentava abitualmente. Una volta però mio nonno lesse in un giornale che Swann era uno dei più fedeli habitué delle colazioni domenicali in casa del duca di E, il cui padre e il cui zio erano stati gli uomini politici più in vista del regno di Luigi Filippo. Ora, il nonno era curioso di tutti i piccoli fatti che potessero aiutarlo a penetrare idealmente nella vita privata di uomini come Molé, come il duca Pasquier, come il duca di Broglie, e fu deliziato di sapere che Swann frequentava qualcuno che li aveva conosciuti. Ma la prozia, al contrario, interpretò la notizia in senso tutto sfavorevole a Swann. Ah, uno che sceglieva di frequentare persone al di fuori della casta in cui era nato, al di fuori della sua classe sociale, subiva ai suoi occhi un increscioso declassamento. Le sembrava che in tal modo si rinunciasse in un colpo solo al profitto di tutte le buone relazioni con gente a posto, onorevolmente intrattenute e accumulate per i figli dalle famiglie previdenti. Aveva persino smesso di vedere un nostro amico, figlio di un notaio, perché aveva osato sposare una principessa. Ed era così precipitato per lei dal rispettabile rango di figlio di notaio al livello di uno di quegli avventurieri, ex camerieri o garzoni di scuderia ai quali si dice che le regine di tanto in tanto concedessero qualche favore. La prozia biasimò il progetto del nonno di interrogare Swann, che sarebbe venuto a pranzo da noi la sera successiva, sugli amici che gli avevano appena scoperto. Dal canto loro, le due sorelle della nonna, anziane signorine che avevano la sua stessa nobiltà d'animo ma non la sua intelligenza, dichiararono di non capire quale piacere il cognato potesse trarre dal discorrere di simili sciocchezze. Erano persone di elevate aspirazioni e proprio per questo incapaci di interessarsi a un pettegolezzo, fosse pure un pettegolezzo di interesse storico, e in generale a tutto quanto non avesse direttamente a che fare con un oggetto estetico o virtuoso. Il loro disinteresse nei confronti di tutto ciò che sembrava più o meno vagamente riferirsi alla vita mondana era tale che il loro senso dell'udito, avendo finito con il rendersi conto della propria momentanea inutilità ogni volta che a tavola la conversazione assumeva un tono frivolo o semplicemente terra terra ad onta dei tentativi delle due zitelle di riportarla agli argomenti da loro preferiti, metteva a riposo gli organi di ricezione, lasciando che subissero un vero e proprio principio di atrofia. Se in quei casi il nonno aveva bisogno di attirare l'attenzione delle due sorelle, gli toccava far ricorso a quei segnali fisici di cui si servono i medici alienisti con certi maniaci della distrazione, colpi battuti a più riprese su un bicchiere con la lama di un coltello, accompagnati da un brusco richiamo della voce e dello sguardo, mezzi violenti che gli psichiatri trasferiscono non di rado nei loro normali rapporti con persone sane, sia per abitudine professionale, sia perché sono convinti, gli psichiatri, che tutti quanti siamo un po' matti. Le due donne manifestarono maggior interesse quando, la vigilia di un giorno
in cui Swan doveva venire a pranzo e aveva mandato personalmente a loro una cassa di vino d'Asti, la zia, con in mano un numero del Figaro sul quale, a fianco del titolo d'un quadro esposto a una mostra di Corot, c'erano queste parole: «Collezione del signor Charles Swan», ci disse: «Avete visto che Swan è assurto agli onori del Figaro?» «Ma ve l'ho sempre detto che ha molto gusto», disse la nonna. «Eh già, è naturale. A te basta avere un parere diverso dal nostro», replicò la prozia, che, sapendo che la nonna non era mai del suo stesso parere e non essendo ben sicura che noi, a nostra volta, fossimo sempre d'accordo con lei, voleva strapparci una condanna in blocco delle opinioni della nonna contro le quali tentava di farci solidarizzare per forza con le sue. Ma noi restammo in silenzio. Le sorelle della nonna avevano manifestato l'intenzione di parlare a Swan di quell'accenno del Figaro, ma la prozia le sconsigliò. Ogni volta che scorgeva negli altri un privilegio, per quanto minuscolo, che lei non aveva, si persuadeva che non era un privilegio, ma un fastidio, e li compiangeva per non essere costretta ad invidiarli. «Credo che non gli fareste piacere. Io sono sicura che mi riuscirebbe molto sgradevole vedere il mio nome spiattellato così sul giornale, e non sarei affatto lusingata se qualcuno me ne parlasse». Tuttavia, non si ostinò a voler convincere le sorelle della nonna, dal momento che queste, per orrore della volgarità, portavano a tali vertici l'arte di dissimulare sotto perifrasi ingegnose qualsiasi allusione personale, che l'allusione stessa passava molte volte inosservata anche da parte di colui al quale era rivolta. Quanto a mia madre, pensava solo a cercare di ottenere da mio padre che parlasse a Swan non della moglie, se non voleva, ma almeno della figlia, che Swan adorava e a causa della quale, si diceva, aveva finito col fare quel matrimonio. «Caro, potresti dirgli appena una parola, chiedergli come sta? Deve essere talmente crudele per lui». Ma mio padre si seccava. «Ma no, che idee assurde! Ma sarebbe ridicolo!» Grazie. Grazie.